Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Tana dei Scacchi. Signore, siamo qui in compagnia del Barba Tattico premiere dedicata al, um, alla rubrica dei gambetti, gambetti sgambetti. Oggi andremo a parlare del pericoloso gambetto viennese, ok? Abbiamo fatto un po' di video sui gambetti sco sul gambetto scozzese, in tutte, le sue, tutte le sue salse, non tratterò il gambetto diretto, al gambetto viennese che somiglia un po' al gambetto di re, in realtà è un miglioramento del gambetto di re, ok? È, ed è un'apertura molto pericolosa. Dopo i 4 e 5, il bianco gioca cavallo C3, entrando nella partita viennese, ok? Qui il, il nero ha tendenzialmente due, tre modi di giocare. Cavallo in F6, Cavallo C6 o Vescovo C5, ok? Beh. Vediamo un po' le linee da Cavallo F6, ok? Il nero gioca a Cavallo F6 e sviluppa un pezzo, ok? Un pezzo dell'ala di re pronto subito ad arroccare e noi gli spariamo il gambetto viennese, Ok? Il Gambetto viennese davvero davvero mh, pericoloso. Qual è la differenza rispetto al gambetto di re? La differenza rispetto al gambetto di re è che se si accetta il pedone, dopo E5 il bianco va a stare in vantaggio e non di poco, perché questo cavallo non ha la casa di 5, non ha la casa di 4, non ha la casa di 4, non ha la casa K5, deve tornare per forza a casa. Quindi perderebbe un tempo nello, dello sviluppo, il bianco conquisterebbe il centro col pedone D4 e sarebbe pronto a riprendersi indietro il pedone. Poi un rapido sviluppo, cavallo F3, vescovo C4, rocco corto con la F aperta. Ok? Bene. Quindi, sulla linea cavallo F6, questo gambetto non va accettato. Ma cosa succede se, ad esempio, giocano cavallo C6 e noi giochiamo F4? In questo caso il gambetto si può accettare perché non c'è il cavallo in F6 da attaccare con il pedone okay? comunque sia noi qui prendiamo il centro okay, col duo pedonale affiancato e, mh, però bisogna stare attenti qui su, su D4 alla variante donna k 4 scatto questa è una variante mega teorizzata che dovrebbe portare ad un pareggio okay? il re deve andare per forza in E2 ma per evitare magari questa linea cavallo F3 probabilmente è più tranquillo, okay? è più tranquillo, evita lo scacco di, di donne in H4 e rientriamo un po' diciamo nel gambetto, nel gambetto di re, però con, con, con lo sviluppo dei due cavalli. Okay? G5 per difendere il pedone, e qui si possono giocare diverse linee. Una linea interessante è ridare un altro pedone con G3 se sberluccano, Addirittura si può giocare di 4 o oh, riprendere subito il pedone, sembra la cosa normale. Adesso qui attacchiamo sull'ala di Re con il torone pernigotti, diciamo sulla colonna aperta. Si attaccano il cavallo, cavallo H4, okay. il cavallo si può dirigere nella casa F5. Chiaramente il bianco deve fare in fretta e tirare fuori i pezzi. Vescovo C4 e attaccare, magari si inizia a ricatturare il pedone qui il nero può giocare di 5, e qui si può fare un po' di tutto, si può anche prendere il pedone volendo, interessante, si attacca il cavallo, il cavallo di 4, composizione complicata, composizione complicata. Chiaramente il nero anche ha le sue briscole, okay? Può sviluppare rapidamente i pezzi, attaccare questo scoperto, quindi sulla variante cavallo c6 è pericoloso giocarlo, ok? È molto più forte quando giocano cavallo f6, però lo si può giocare anche qui in realtà, ok? Lo si può giocare anche qui, cavallo f3, se giocano g 5 si può anche provare qualcos'altro qua, ma anche h4, come nel gambetto di re. E rientriamo più o meno nelle linee di gambetto di Re con g 4 cavallo g5 e, e qui c'è da studiare parecchio ok qui bisogna studiarsela per conto proprio perché le linee sono davvero tanti e c'è da calcolare parecchio quindi sul cavallo c6 del nero ve lo dovete studiare attentamente perché è pericoloso è molto pericoloso mentre sul cavallo f6 un'arma molto molto interessante ok eh, su cavallo F6 ad esempio potrebbe ovviamente non, non sbarruccano quasi mai giocano quasi sempre di 5 tipo contro gambetto falkebir ok, qui noi dobbiamo subito sbarruccare sbarrucco sbarrucco e entrare in questa linea abbastanza complessa l'importante è sviluppare in fretta il cavallo in f3 per evitare sempre questo scacco di donne in h4 che il okay, cavallo f3, vescovo c5 eh, non ci vogliono far arroccare, d4 inchioda il cavallo, adesso sta attaccando due volte il cavallo in c3 vescovo d2 e chiaramente qui magari arrocco corto il cavallo per e4 e qua c'è cioè il problema che rischi di perdere un pedone Ok. perché adesso qui c'è il vescovo in preso, prende il cavallo e il Bianco ha un grande vantaggio di sviluppo. Infatti il nero non deve arroccare qua, deve stare attento e giocare magari mosse come il cavallo C6 o C5, ancora meglio. Perché adesso se si cambia il cavallo, presa, presa. E adesso il vescovo è difeso. Okay? prendiamo il vesto presa presa scacco guadagno un tempo cavolo c6 e qui abbiamo il problema di dove mettere questo cavallo d 5 è una linea focosa però bisogna studiare a mena dita c'è da studiare parecchio qua una linea complicatissima il nero qui deve trovare F2 scacchi Re F1, non si deve mangiare questo pedone altrimenti cominciamo a prendere dei, degli scacchi brutali. Attenzione, e qui la minaccia è quella dello scopertoid, donna B6, mossa interessante perché minaccia di prendere con scacco, ok? Donna E2 difende. Presa. Ritiriamo il vescovo e il nero riesce a difendersi egregiamente, linea molto pericolosa. Invece, se il nero decide di sviluppare il vescovo in c5, f4 è giocabile. È interessante. Se sbarruccano adesso abbiamo di 4 Vedete, attacchiamo un pezzo col pedone. In queste due linee, quella con cavallo F6. Ok? Se accettano il gambetto, attacchiamo un pezzo, quindi guadagniamo un tempo. E la stessa cosa succede con Poverescolo C5. F4 accettano il pedone e guadagniamo un tempo attaccando il pezzo. Ok? Questo non avviene quando giocano cavallo C6. Eh, cavallo C6 diciamo è la linea critica. Qui il gambetto sembra leggermente più scorretto. Eh. È un tipo di gambetto da là dentro fuori. Si gioca praticamente Olina questo, questo gambetto qui. È un gambetto più sicuro rispetto al gambetto di Rep qualcosina di meno da studiare perché il bianco pilota di più il gioco giocando prima a cavallo C3. Però, ci sono queste 3-4 linee che sono davvero complicate. Questo è un gambetto che dove rischiate di perdere anche in apertura con il bianco. Okay? Le linee sono, sono tante, non tantissime come il gambetto di re. Ma quando vi giocano cavallo C6. Drizzate le orecchie perché dovete essere, dovete essere molto preparati, ok? Dei bar -bar scacchi dovete diventare. Bene, andiamo a vedere qualche partita di riferimento. Comunque lo scopo del gambetto viennese è sempre lo stesso. Si sacrifica un pedone per un rapido sviluppo dei pezzi e la rocco corto. È la stessa idea del gambetto di re, solo che abbiamo uno sviluppo migliore, più armonico. Okay, dove il nero sviluppando i pezzi in realtà rischia che accettando il gambetto eh, rischia grosso okay. molto migliore rispetto al gambetto dire, il gambetto viennese andiamo a vedere qualche partita in questa partita è giocata da due giocatori semi sconosciuti il bianco gioca questa linea qua inizia con una liekin però si rientra ok, andiamo a vedere cosa succede quando giocano cavallo F6 F4 e qui non accettano il gambetto ok, non accetterà, se uno è capace di giocare il gambetto è un po' esperto il gambetto non lo accetta mai D5 è la principale ok e qui bisogna conoscerlo bisogna prendere il linee 5 Sberuccare. chiaramente il nero sbarruccherà il, il pedone in E4. E qui non bisogna sbarruccare il cavallo perché quando il nero cattura col pedone abbiamo problemi a tirar fuori il cavallo in F3. Il cavallo in F3 ci serve tantissimo per impedire lo scacco, quindi dobbiamo subito giocare cavallo in F3, ok? Attenzione a quello che fate qua, però qui ok, Il bianco decide di giocare un po' diverso. Spinge il pedone. Si fa dare lo scacco di donna. Questa è più complicata. Mm, in realtà io consiglio di giocare subito Cole F3. Okay? Di 3 attacca il pezzo, però teoricamente è possibile lo scacco. Anche se G3. Cavallo per G3. Ma qui dovete, dovete stare attenti a non prendere il cavallo ovviamente. Sennò Perdete il torneo per Nigotti, cavallo F3 che attacca la donna, donna H5 cavallo per D5, minacciate il doppio e si sacrifica la torre. però qui cavallo per D7 stacco. Riprendiamo materiale con gioco abbastanza complicato. Le okay? linee veramente, questa è la trappola di Wurzburger, però. io consiglio di giocare a cavallo F3 per evitare questi pacciughi ma comunque qui il giocatore in questione ha voluto spingere al pedoncello e ritira il cavallo il nero un'imprecisione non dà lo scacco di donna a questo punto D4 riattacca il cavallo e uno può dire, eh, ma lo rimette in E4 lo rimette in E4 e qui sviluppa il cavallo ma attenzione il motore dice che bisogna prendere il cavallo adesso ma perché? Prima non andava bene, ok? Sberlucco, sberlucco, ma che succede qua? Succede che qua abbiamo in realtà un tempo in più. Vescovo C4, su donna H4 scacco, G3, donna per E4 scacco, ah scusate, donna, ma che sto dicendo, il pedone è nero sull'attacco del, della donna qua, donna G4, cambia le donne. Non c'è la trappola, donna E4, scacco e prende la torre, ok? Bene. Ah, abbiate pazienza, ma io purtroppo ogni tanto ho delle allucinazioni. Non vedo bene quello che c'è sulla scacchiera, devo essere sincero. Eh, purtroppo la salute è quella che è mai cerchiamo di essere insomma di essere presenti lo stesso ok lui gioca con l'F3 per evitare lo scacco di donna va bene okay. comunque è diversa rispetto a linea di prima è, è complesso sto gambetto eh. è molto complesso bisogna, bisogna studiare tante tante linee a memoria eh. comunque quello che vi posso dire è che con cavallo f3 rischiate di meno qui vescovo di 4 ok questa ve la troverete spesso perché inchiodano il pezzo ve lo attaccano due volte qui vescovo di 2 va giocata qui porta via la coppia di vescovo sberloco sberloco ma come potete vedere il bianco ha un migliore sviluppo okay. questo pedone ha tolto di mezzo il cavallo da f6 che è andato via il rettangolo per arrocco sguarnito di pezzi sguarnito di pezzi che è... okay, c'è cioè questa inchiodatura fastidiosa però con un vescovo piazzato in d3 un arrocco lungo o anche un arrocco corto approfittando della F aperta avrete un rapido attacco arrocco corto il nero metterà al sicuro vescovo di 3 sviluppo questo è uno sviluppo di pezzo ma eh, al motore non piace Qui addirittura prevede cavallo G5, vedete, approfittare subito della mancanza del cavallo in F6. I pezzi arrivano, eh? i pezzi arrivano. Però qui Bianco decide di arroccare corto, una scelta buona. Arroccare in fretta è sempre una buona, una buona scelta. C5, prova contro gioco sull'ala di donna. E qui cavallo G5, inizia l'attacco. la colonna aperta abbiamo tutto quello che des possiamo desiderare da un attacco sull'arrocco sbarrucco, guadagna un pedone ma qui bisogna avere capacità tattica scacco il vescovo è difeso dal cavallo sposta il re e dobbiamo avvicinare i pezzi a me f4 ci avviciniamo con guadagno di tempo attacchiamo un pezzo attacchiamo un pedone ok abbiamo tutti i pezzi belli coordinati sposta il vescovo e qui non si può prendere il pedone ovviamente altrimenti cade il cavallo dobbiamo continuare ad attaccare questo vescovo che è sospeso attaccare sempre i pezzi sospesi abbiamo il pezzo sospeso e qui inchiodano il cavallo, okay. cavallo. sbarrucca prendiamo il pezzo berrucco adesso abbiamo lo scopertoid okay, qui il bianco ha voluto fare il brillante ha voluto inserire questo torrone per nigotti per bloccare la spinta del pedone però tra l'altro è anche la migliore ma anche dare scacco col vescovo non è male vescovo H6 torre F6 adesso perché se cattura prendiamo e poi c'è matto ok se non cattura catturiamo noi di torre sberrucco sberrucco e poi c'è il matrimonio praticamente imparabile in F7 in H7 quindi però qui il il bianco fa lo spettacolare torre F6 da via la donna per non prendere matto sberrucco sberlucco sberlucco e qui ha abbandonato il mio perché non può prendere il vescovo altrimenti prende scacco matto deve prendere il pedone donna H6 donna H6 si sposta la torre Può si prova a sviluppare il cavallo scacco di scopertoide g 8 è matto in h7. Questi temi d'attacco nel gambetto viennese ci sono spesso e volentieri. Bene, adesso andiamo a vedere, andiamo in pausa, muschiette di prendi andiamo a vedere un'altra partita di questo gambetto. Ok? Bene. Bene signora, andiamo a vedere questa partita giocata su internet: i pezzi bianchi della statunitense Carissa Ip contro Mamediariova. Non so se è la sorella o la moglie di Mamediano. Una, deve essere una delle due. E 4 e 5 cavallo C3. Di nuovo la variante con cavallo in F6. F4, gambetto viennese, D5, sberlucco, sberlucco. E qui una linea, una novità. Donna F3. Carissa Yip l'avrà studiata col motore, sta roba qui. F3 Donna F3. Sberlucco. Sberluca col pedone B. C5. Scacco. Guadagna un tempo. Cavolo C6, Donna g 3 sta giocando tutte le migliori perché ha studiato preparazione casa signori, preparazione casa Vescovo in F5, ok, sviluppa un pezzo nero e attacca il pedoncello. D3 difende tutto. Donna a 5 attacca il vescovo, attacca il pedone con scacco. Bisogna assolutamente cambiare il vescovo per cavallo guadagna con tempo, scacco con la cornacchia sbarucco. E qui difende, però non la migliore. Cavallo 2 due era migliore. Perché cavallo 2 due è migliore? Perché prepara subito la rocca corto. Dopo la rocca corto c'è il vescovo sospeso, e col trono per i lo andremo ad attaccare. ok? Sviluppate sempre prima i pezzi sul lato dove dovete arroccare. Che sia rocco corto o rocco lungo non importa. Se avete la scelta, no? un pezzo svasato sulla sinistra, un pezzo sfasato sulla destra allora, beh, devo difendere il pedone? uno o vale l'altro? no sempre prima il pezzo che vi serve poi per arroccare ok? ma qui Kari Saip, eh, non so, vuole provare qualche scopertoio? non lo so spinge il pedone qui, la mamma è di arrivo cavallo F3 Le sviluppo ora Donna B6 impedisce l'arrocco cavallo di 4 ma ripropone il via di arroccare attaccando il pezzo ovviamente. Vescovo G6 arroccato, corto qui. Il bianco perde l'attimo per giocare ai 6 e 6 è veramente tracotante perché dopo lo sberlucco. Ah, adesso si sì, arrocco corto e qui rimane un po' tutto impreso e provano a sviluppare i pezzi visto che il cavallo è inchiodato può prendere il pedone si attacca la donna bisogna fregarsene qui dei pedoni e attaccare convergere tutti i pezzi contro il re ok però lei non se è sentita e ha arroccato Spinge il pedone, attacca il pezzo, sembra una mossa normale ma è un Blanders. Attacca la donna, guadagna un tempo. Dona C7 altro Blanders perché continua a guadagnare tempo. Vedete, quando avete una donna che balla, cercate sempre di metterla in una casa dove poi non viene più attaccata perché sennò poi continuate a perdere tempo in continuazione. Sposta ancora la donna blunders per adesso e 6 chiude la partita e a gioco e 6 sberlucca scacco minimo parte la torre e qui il nero ha abbandonato notare come le linee aperte facilitano il gioco colonna aperte diagonali aperte re al centro con re al centro il ritardo di sviluppo i pedoni sono soltanto un intralcio, ok, per chi sta attaccando, Bisogna aprire, non vi affezionate al pedoncino, se siete affezionati al pedoncino non giocate questi gambetti, ovviamente, ci sono tanti altri tipi di apertura, ok, quindi questa è anche stata una vittoria tracottante, tracottante signore, bene, direi di andare in pausa con la musichetta di e andarci a vedere un Signori, questa partita invece è stata gi giocata in Serbia tra un certo Khan e un certo Dudin, quei due peppini meccanici. Vediamo. E qua 3-5, cavallo in C3, apertura viennese, cavallo F6, gambetto viennese. Ora andiamo a vedere che succede in questa partita. Sbarrucco, sbarrucco, donna F3. F5 stavolta il, um, il nero decide di giocare. F5 per supportare questo cavallo. Ok, questa è un'altra linea. È la, è la migliore del motore. questa F5 d3 attacca il cavallo. Cavallo per c3. col Sberucco. D4 e chiaramente. Il nero non vuole far installare una struttura fortissima su casa schiura, Ok donna g3, tematico, sberrucco, vescovo in e2, accelerare lo sviluppo, vescovo in a6, vescovo f3, questo vescovo è fortissimo qui in f3, tanto il cavallo andrà in e2, la casa naturale dello sviluppo, spesso e volentieri, è in e2, no? quando non ci sono linee dove arriva lo scacco, okay. cavallo e2, riprendere il pedone, controllare la casa di 4, importante, ok, Bene, la, la colonna B aperta la F comunque aperta dopo che... ci sono temi okay, di apertura del gioco cavallo in C6 sviluppa un pezzo sbarrucco via via via, via, via. dà via la coppia di vescovi perché qui de destabilizza tutta la struttura mette i pedoni a mo' di cassette della frutta dei mercati generali Beh. cavallo 2 attacca il pedone C3 sviluppo con guadagno di tempo ok se ne frega del pedone prova ad arroccare lungo o comunque a migliorare un po i pezzi arrocco corto non recupera subito il pedone arrocca mettere il re al sicuro nelle partite di gioco aperto è fondamentale la sicurezza del re vescovo in a 7 e lo sviluppo tanto questo pedone lo possiamo ricatturare quando vogliamo ok sviluppare i pezzi a rocco corto e adesso recuperare il pedone una volta finito lo sviluppo recuperiamo il pedone A5 di punta ruolo e qui chiaramente si va a cercare di occupare la casa debole ok? questi due pedoni per adesso sono fortunati che la colonna C non è aperta altrimenti era una spremuta di sangue chiaramente il nero ha compenso perché ha coppie di 10 Torna per Nigotti su colonna aperta, cavallo C5, sbarrucco sbarrucco e qui ci sono i vescovi di colore contrario. Ok, il gioco è pari. Torna per Nigotti in settimo, in secondo. Okay. Donne F2 difende, difende sia il vescovo che il pedone. H6. H6 potrebbe avere anche intenzioni bellicose con un G5, vediamo. Attacca la torre al bianco postiamo la torre, e qui torna il pernigotti sulla D, uno può dire, ma perché? Su una colonna chiusa probabilmente vuole giocare D4, C4 e poi anche D5 alla bisogna per aprire il gioco, la donna probabilmente vorrà andare in C5, okay. raddoppia, ha capito la intenzione, H3 adesso è una mossa inutile, non ho capito cosa serve, cassette c4 però insomma, dopo donna di 4 il nero sta benissimo perché questo pedone rimane debole su casa chiara dove c'è il vescovo della casa chiara però il nero non approfitta ok sta giocando un maluccio entra la donna c5 difende il pedone mini Rooklet prova a raddoppiare sulla sulla D sbarrucca un pedone il Nero gioca tutto per attaccare sulla di Re dona C3 migliora il torneo per Nicotti prova ad attaccare il pezzo crea okay. manovre G5 il Nero gioca il tutto per tutto gioca il tutto per tutto dona B4 porta una torre attacca la torre col disco attacca il vescovo con la torre. e adesso questo vescovo delle case schiure si è messo in una posizione blindata molto bene controllo tutte le case schiure allora il nero cerca di giocare sulle chiare però guadagno di tempo sulla torre la torre adesso sta cercando di attaccare il pedone debole sberlucco e adesso vedete il pezzo sospeso Difende, scacco con la cornacchia, vuol cambiare le donne, niente cambio delle donne. Se cambiamo le donne qui quello al contrario è patto, insomma, difficile vincere. Raddoppia con l'intenzione di, di spingere questo pedone fino al soffitto. Sposta l'altro, E qui inspiegabilmente il bianco non gioca di 4. posta la torre adesso blocca il nero torre b7 vuole andare a sbloccare questo pedone tutti i deboli pedoni del nero lo va di nuovo a difendere qui idea di dare scacco c'è una rete di matto che funziona scacco in h8 scacco in h8 regi 6 scacco facciamo eh. Allora decide di venire su come caffè al mattino per evitare il matto, spinge in D4 finalmente, minaccia D5, sberlucco, ho guadagnato il pedone, scacco, scappa con il re, scacco, qualche mossa per guadagnare tempo sull'orologio e ora non trova, ecco, qui è problema di tattica, non trova G4, G4 è da giocare. Se si prende al varco, scacco, H4, aprire tutte le linee, apre tutte le linee, se si prende ancora questo pedone qui, scacco, che si dà matto, aprire le linee, aprire il guscio, questi gambetti qua non bisogna aver paura quando c'è il re esposto dall'avversario bisogna attaccarlo 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 qui ok giocatore H8 adesso arriva di 4 preso all'arco donna F5 qui il nero ha abbandonato non sa più cosa fare cosa può fare qui? prova a cambiare le donne prende matto si gioca ad attaccare la donna donna per G5 è matto non può prendere col pedone ok una bella partita un cavatappi a risucchio Bene signori. Andiamo in pausa musichetta di bredi, altra partita. Bene signora, altra partita sempre con la linea con cavallo F6 perché in questa puntata andremo a vedere le partite di, di questa linea. Allora, qui è iniziato di 4, ma si rientra. Ok, siamo rientrati. Pisco que é roubado e Deve ser aqui qualquer coisa ali Acabei de entrar por outra questo non c'entra nulla non so non so da dove venga fuori questa partita ma che roba è è una è questa ah perché probabilmente è questa linea qua ecco perché viene fuori da qui allora ecco qua viene fuori dalla linea con D6 ok ovvero quando rifiutano il gambetto ora, in questa puntata siamo andati a vedere la linea dove il nero gioca due cavallo F6 okay? la prossima volta andremo a vedere le partite con cavallo G6 poi andremo a vedere le partite con Vescovo c5 andremo a vedere anche per partite con vescovo b4 ok ci sarà un ci saranno un po' di video per ok non so se fare tutto di una volta o, o far vedere queste cose qua perché c'è veramente tanta roba qui da studiare Allora, cavallo f6 eh, dopo f4 qui il il nero può decidere anche di difendere il pedone con d6 è per questo che la partita inizia diversamente ma rientra ok è come se avesse giocato d4 dopo d6 ok berruco di donna tavolo c sei attacca la donna torna a casa vescove 7 colo f3 arocco corto a 3 torre 8 vescovo di 3 di 5 provo una reazione centrale e 5 qui c'è il pezzo in presa ma non è in presa perché c'è il re raggi, ok B4 attacca il vescovo, vescovo in B6, comunque tiene sempre il pezzo per impedire la rocco A4 per toglierlo di mezzo, cavolo E4, che sta cercando di mettere un pezzo in F2, dobbiamo cambiare assolutamente il vescovo, sbarrucco sbarrucco, vescovo B2, F5 a rocco corto questo e 6 Quindi lo sviluppo è completato e qui bisogna avere un piano ok donna donna e 1 Ho giocare sul caso schiura donna e 7 torre più 1 idea c4 Torre per migotto in d8 eccolo qua c4 sbarruto e qui, e qui poteve, poteva anche sbarruccare il pedone però sarebbe stato un cambio invece qui va a guadagnare proprio il pedone e con donna in E4 adesso insomma è un bel attacco attacca, attacca la donna donna in E2 G6. e Qui il bianco manca il colpo tattico. Sbarrucco, 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 manca il F8, F5, vedete? Sempre aprire le linee, aprire le linee, non aver paura di perdere materiale. Aprire le linee, attaccare, aprire, aprire, aprire diagonali, aprire colonne. Ok? però qua non si è sentita vuole attaccare il pedone lo vuole guadagnare pulito b5 lo difende f5 tra barucco, sbarrucco sbarrucco attacca la torre torre f6 cavolo di 4 cavallo si mette ad attaccare la donna e qui blanders donna f2 era più più tracotante perché attaccava anche il cavallo, ovviamente. Invece, vuole subito andare da questa parte. Sposta il cavallo contro Blanders. Sbarrucco sbarrucco raddoppia le torne. Adesso rettangolo per Arroco, sguarnito di pezzi. Rettangolo della, della Rocco, sguarnito di pedoni. E qui la partita è finita, prova contro gioco, scacco, e qui, ha ah, abbandonato, dopo Re H8 sbarcato, okay, questa è già una linea che bisogna conoscere, il gambetto viennese nella variante cavallo F6, ok, lo si può accettare, ma se lo, se lo, se lo si accetta si va a stare malissimo, ok, principale di D5, D6 è la seconda migliore, bene, andiamo a vedere ancora un'altra partita adesso, andiamo in pausa, musichetta di Brave. Bene signori, ultima partita. Andiamo a vederci. Stavolta con una partita con la linea con cavolo C6. Okay? Siamo nel 1893 con i pezzi bianchi Filsbury, con i pezzi neri Valbrose, signori, Quello del, della variante Valbrose del gambetto scozzese e 4 e 5. Cavolo C6 il nero gioca cavallo c6, la più pericolosa ok? per giocare il gambetto viennese cavallo f quando vedete cavallo f6 la, il gambetto viennese va benissimo okay? le linee più brillanti invece cavallo c6 il problema è che se vi accettano il pedone non c'è più il cavallo sotto cattura dopo la spinta e5 ok? Bene, però Filbury la gioca lo stesso, la gioca lo stesso, Sberrucco, cavallo F3 per evitare lo scacco di donne, G5, H4, rientriamo in una sorta di gambetto di re, classico, spinge, cavallo in G5, l'idea è quella poi di portare il vescovo in f7 e attaccare però non ti dà il tempo il nero ok di giocare il vescovo f7 e, e ti spinge via il cavallo uno dice ma il cavallo è perso qui. no qui c'è un sacrificio di cavallo signore c'è un sacrificio di cavallo infatti questo si chiama il gambetto ampe algaier il gambetto Algaier che ricorda un po' il gambetto Cochrane della russa sbarrucco, questa linea anche la dovete conoscere sbarrucco D4 si prende il centro D6, scacco, si guadagna tempo dando scacco scappa con il re si sbarrucca un altro pedone come potete vedere il bianco A sviluppato tre pezzi, pronto da roccare al centro con i due pedoni e il nero è indietro di sviluppo chiaro che se lasciate lo sviluppo poi al nero insomma, lo lasciate sviluppare tranquillo avete il pezzo in meno Vescovo G7 Vescovo E3 e uno può dire ma ha sviluppato il Vescovo F4 adesso lo sposta e lo sposta perché questo pedone è importante non si può perdere questo pedone, ok? Tanto comunque adesso dopo la rocco abbiamo la colonna aperta. cavallo F6. Però qui Filsburgo eh, gioca prima donna D2. Lascia intendere che potrebbe anche roccare lungo. Donna in effetti a rocco lungo. Attenzione. Qui è una mossa strana. G3. Perché vuole piazzare probabilmente il cavallo in G4 togliere la coppia una volta che togli la coppia poi track possiamo magari prendere il pedone vediamo sposta il trone per i gotti filbo vescovo in D7 e qui sta perdendo dei tatticini cavallo di 5 era forte Vedo dopo lo sbarruccamento sbarruccamento si apriva la colonna ha preferito andare di sviluppo magari. Re di 8, misclick, voleva roccare lungo probabilmente, però il problema è che aveva già mosso il Re, ha già mosso il Re, non può arroccare lungo, non è un misclick eh, ok, sposta il Re, adesso arriva col di 5, sposta la donna, blunders, e qui c'è un bellissimo sacrificio ulteriore di qualità, siamo già sotto di un pezzo e Fisbury... Dice bene, sacrifichiamo ancora, sacrificio di torrone per negotti, sberlucco. E adesso inchiediamo, inchiediamo, perché adesso sto pezzo qua è difeso solo dalla donna. Attaccato due volte, non può essere più difeso da niente. Sposta re, prova a scappare, sberluca di torre, attacca la donna. Lo sberlucco di cavallo era ancora più tracotante, perché? Perché minaccia uno scopertoide. Le minacce sono più forti della loro stessa esecuzione. Okay? Quindi prendere sempre con il pezzo che poi dà lo scopertone: no? No, così si cattura attaccando la donna, che okay? cattura con guadagno di tempo. Ma così si cattura con minacce di scopertoide. La cattura con minacce di scopertoide è più forte della cattura con guadagno di tempo. Okay? posta la donna, sberrucca il pedone ma si sta perdendo un po' in qualche fronzolo, sberrucca con la donna, un po' di cincischio, spinge in A6, torre F7, cosa vuole fare con torre F7? vorrà eh. mica sacrificare ancora un pezzo. Vediamo, attacca la torre con la donna Mega Blunders, e qui era meglio cavallo F4. Sembra che Fisbury non abbia mai visto che il vescovo poi difendeva la torre, o magari l'ha visto. Ma è andato per altre linee. Donna F4 spinge il pedone. E qui signori, sacrificio di torrone e Pernigotti in arrivo. Sacrificio di torrone e Pernigotti in arrivo, e la gioca, e la gioca, Fisburi. Sacrifica avendo un altro pezzo in presa, sacrifica tutti i pezzi. Sberlucco. Scacco con la cornacchia. Scappa con il re, scacco con il cane, scappa con il re, scacco con la donna, re di scacco con il cavallo re a casette vescovo di tre guadagna la donna il dietro c'è matto in sette oh io mi difendo mi difendo dice Valbredo il povero Valbredo scacco non si può catturare la donna perché inchiodata. e qui si fa dare matto cavallerescamente Valbredo scacco matto la donna è vincolata non si può togliere questo gambetto è spaventoso è un gambetto spaventoso molto interessante quasi quasi vi faccio vedere qualche altra parte visto che abbiamo ancora tempo ok io ne ho raccolte 4-5 però forse è meglio approfondire un po' di più Vediamo se troviamo qualche partita qua da licenza e allora, 4-5. Cavallo in C3. Adesso guardiamo un po' questa linea con cavallo C6. F4 vediamo se troviamo qualcosa. Gambetto accettato, ovviamente. Abbiamo una Vashè e Nakamura. Andiamo subito a vedere del 2016. Ok. Ma va schi na cammo. Va che è cavallo. F3 Nakamura gioca G5 Vescovo C4 Non gioca H4 Vasco. Qui Nakamura attacca come un pazzo G4 Vedete alla Muzio La Muzio Appe ha... è... Il Muzio Viennese Attenzione al Muzio Sbarru Scacco con la cornacchia Blanders la Fascella Grave qui, non so che cosa ha visto, non ha preso con la donna in F3, ha sbarruccato, signora. ha sbarruccato con scacco, è un blunder, però è perso contro la Camura, però guardate come l'attacco è talmente violento che anche se il motore vi dà meno 3, signori, D4 prende il centro e la Camura sbarrucca mega blunder, mega blunder, scacco! Costa, re, eh? sberlucco, spinge il pedone, vescovo e sei scacco ancora sacrificio di pezzo, qui va a grado proprio favoloso. Nakamura ha abbandonato in lacrime perché, se prende il vescovo, c'è il matto di tornare per le deve parare il matto sviluppando il cavallo, torre per il fegato. Perde tutti i pezzi. Scacco, RK1. Vedere la donna anche. Berrucco. Berrucco. Torre fa uno scacco, arriva un altro pezzo. Sempre con la cornacchia, dove scappiamo. Abbiamo di qui. Scacco. Dove scappiamo? Di qui. Scacco. E non si può più scappare, per aver matto. Ok, questa partita veramente ciclopica, signori. Andiamo a vedere se troviamo altre partite. Volevo farvi vedere la linea con c 5. Ma prima, facciamo così. Vediamo se ci sono ancora partite con questa linea un po' qua Berlucco. ok questa linea l'abbiamo già vista un po' di volte guardiamo la linea con, eh, con vescovo c5 ci sono delle partite f4 la linea accettata e d 4 qui c'è nessuna partita giocata perché qui nessuno ha accettato il gambetto qui nessuno ha accettato il gambetto non ci sono partite non ci saranno partite sul recesso qualcuno qui ha accettato il gambetto andiamo a vedere andiamo a vedere questa Policlinical contro Cessasucke. Allora, questi sono due Peppino Meccanici che giocano, Peppino Meccanici mica tanto. Questo è un grande maestro Cessasucke, chissà chi è? Accidenti. Ok, così vi hanno 3000 punti. Altro che peppino meccanici. Cavallo. F3. D5. Sberlucco, Cavallo. F7. D4. sberlucco, Sbarrucco. Confusione totale. Scacco. C3. Bescodi 6. Difende il pedone. Scacco con la cornacchia. Scacco con la cornacchia. A rocco corto. Cambia le donne. H6, entra col comando, G5, attacca il pedone con il vescovo, torre F8, vedete come sacrificano pedoni qua, attacca la torre, sposta la torre, metterà la sberlucco, sberlucco, il vescovo tanto non si può muovere, spinge, sberlucco, e sai, guardate come vanno sui pedoni, sbarrucco con scacco, sbarrucco ancora, si sposta, e addirittura non prende neanche la torre, una... Ah, è una bullet, è una bullet, no. è chiaro che sono varianti veramente ciclopiche queste, no? Vediamo se c'è qualche partita serio su questa linea. E... Con Vescovo G5 per 4. Qui non si dovrebbe catturare, dovrebbero giocare D6 per andare tranquilli. E qui la migliore è sbarruccarla. Sbarrucco, sbarrucco, vediamo se sono delle partite. Questa qui, Franz Höller contro Isler. Donna k 5 minaccia subito. Questo gambetto è molto esagitato c4 vuole dare matto al barbiere bambetto molto esagitato questo cole f3 cole f7 cola donna c4 arroco corto d3 e qui vedete ogni mossa un blunder perché qui non si capisce niente addirittura torre f1 visto che non si può arroccare, lasciamo il re da questa parte cavallo C6 cavallo di 5 avanti donna di 6 H3 via il cavallo scacco, Scusa. si dà la torre per i due pezzi attacca la coppia del vescovo si attacca la donna qui C5 sbarrucco, sbarrucco ora si attacca torrone Nigotti in E8 A4 torrone pernigotti in B8 spinge Re in H8 a Rocco lungo F6 prova a chiudere le sarande torre F1 torre F1 entra col cavallo qui ci possono essere delle minacce tipo cavallo di 6 sberrucco sberrucco scacco si sposta il re e poi qualche scopertoide di cavallo cavallo per f6 ok attenzione sposta la torre arrivato il cavallo di 6 e arriva cavallo di 6 e qui matto in 2 come il matto in 2 sberrucco donna capatra scatti re g8 matto doppio doppio scacco matto di scopertoide doppio scacco matto di scopertoide mm, andiamo a vedere se c'è qualcosa ad esempio invece sul la variante rifiutata D5 l'abbiamo vista, D6, cavallo C6, la variante rifiutata è un cavallo C6, qua no, però, sbarrucco, sbarrucco, D4, cavallo C6, E5, c'è cioè una partita, Coraxoni, Attila contro Nagli, vediamo Attila, posta il cavallo perché era attaccato vescovo C4 va ancora via D6 donne E2 sbarrucco cavallo F3 sviluppa pezzo tanto questo pedone non può essere preso si minaccia dello scopertoide qua Beh, bisogna arroccare in fretta arroccare in fretta arrocco corto Prova a sviluppare pezzi, ma qui dovete avere pronto anche l'occhio per il sacrificio, ok? Perché c'è lo scopertoide e la gioca, so, barrucca, barrucca, cavallo per 5 si attacca, doppio scacco. Tattica, scopertoide. Per giocare il gambetto viennese bisogna essere esperti di sacrifici attacchi di scopertoide soprattutto gli scopertoidi arrivano come proprio cadono come per cotte, ma qui ad esempio è un blando a sprendere di donna cavallo per g4 perché così il vescovo rimane inchiodato e dopo si minaccia il vescovo g5 ok e poi si minaccia anche di raddoppiare vedete che comunque ci si può sbagliare anche in partita vinta qui Cavolo F7 attacca la donna, deve dare la qualità e non la dà, non dà la qualità, ha paura e scappa. Adesso qui il nero contrattacca, super lucco, cambia le donne, attacca il pedone, G3, scappa con il re siamo in questo finale, scacco, scacco sbarrucco il bianco ha un pedone in più scarco attacca al vescovo lo difende può cambiare le torri Scacco. presa presa oh. ok il um, bianco cercherà di vincere il finale per il pedone in più attacca il cavallo Vedete, che non vedono niente qua. Tra l'altro, questa è una partita per corrispondenza, ma importata da Alice. Questa era fortissima. Minaccia lo scopertoide. Migliorate sempre i pezzi. Pezzi che non giocano. Fateli giocare. Fateli giocare i pezzi. Perché lui ha deciso di prendere il pezzo. Vabbè c'è il pezzo in presa lo prendo, però il cavallo cade. Stacca al vescovo, scappa, scarco, provo ad attaccare. Sale su come caffè al mattino. Adesso vendermi i peroni. Attacca al vescovo vendemmia di pedone calvesco scarco qui poteva sbarrucare il pedone ancora posso voler chiuderlo nella rete di matto eh, perché dopo re re di due matto andiamo sberlo Sbarrucca, scacco, spingo, e qui si è arreso. Comunque, ricapitolando, il gambetto viennese è pericoloso. Cosa vi posso dire? Diciamo di, di nozione pratica. Allora, prima di tutto sono da studiare le linee. Almeno le principali, cosa fare su cavallo f6, su cavallo c6 e su vescovo c5 e anche magari su d6? Ok, eh, ricordarsi che su cavallo f6 avete proprio il vero e proprio gambetto viennese. Se lo accettano, avete questo tipo di attacco. Ok, dovete sapere che il cavallo è obbligato ad andare in g8. E qui sviluppate il cavallo per non prendervi lo scacco in H4. Okay? Questi sono consigli che si danno, consigli generali. Diciamo. Se lo conoscono, no, non prenderanno il pedone, Gio giocheranno di 5 sapere che bisogna sbarruccare quando sbarruccano. Qui non va bene sbarruccare subito il cavallo, ok? Sviluppate i pezzi. È interessante anche la linea con donna F3, ok? Potete studiarlo. Okay? Quando invece vi sviluppano il cavallo in C6, dovete sapere che non avete il tempo da guadagnare, ok? Quindi qui il pedone ve lo possono accettare. E ripeto, o vi studiate a memoria la linea con D4 con lo scacco di donna e tutto quello che ne conviene, ok? Oppure giocate sempre a cavallo F3, evitate lo scacco. Questa è la linea critica, ok? Potete giocare H4, rientrando in questo in quest ordine di mossa, ricordandovi che qui c'è il sacrificio di pezzo. Ok? l'algair dovete sacrificare il pezzo qua. non ce n'è altro per quello che qui dovete studiare un po' le linee a memoria ok poi se vi giocano invece la variante con, con vescovo c5 gambetto si può fare se ve lo accettano avete la spinta di 4 cosa ne ho tempo ok la differenza dal gambetto di Re è che voi avete già un cavallo sviluppato okay? sviluppando prima il cavallo inducete magari a giocare a cavallo F6, cosa che nel gambetto di Re non avviene okay? poi potete vincere, perdere, pattare. sicuramente un gambetto dove dovete assolutamente arroccare in fretta guadagnare tempi sviluppare pezzi attaccare il re scoperto anche con qualche sacrificio questo è un gambetto molto molto interessante ok la prossima puntata andremo a vedere invece sempre il gambetto Vienese, ma dopo aver giocato Vescovo C4, ok, ovvero il gambetto Braunstein, il gambetto Braunstein è, è un gambetto viennese posticipato, ok, fa parte, fa parte della stessa famiglia, la radice è il gambetto di re, ok, però il gambetto viennese andiamo avanti con lo sviluppo per invogliare okay, il nero a sviluppare magari il cavallo in c6 per avere la possibilità poi di attaccarlo con la spinta e5 ma addirittura, addirittura farlo dopo la terza mossa sviluppare un altro pezzo sviluppiamo un pezzo del, del possibile arrocco ok la storia può anche giocare in questo modo qua non importa f4 gambetto bronstein è un gambetto pericoloso eh? perché qui c'è questa linea okay, che è molto è molto interessante tra l'altro vescovo d5 è la linea do... questa è la novità non ci sono partite okay, questo è un miglioramento leggero però sta, sta sempre abbastanza bene okay. la vecchia continuazione era cavallo f3 comunque lo andremo a vedere al prossimo giro, il gambetto Bronstein, bene, che dire, provatelo, non è sicuramente un'apertura invincibile, è un'apertura che vi serve per allenare la tattica, ok, allenare proprio l'idea di sviluppare i pezzi, arroccare in fretta e lasciar perdere qualche pedone, ma essere sempre incisivi, quando date il pedone non ricatturatelo subito o dopo due mosse continuate lo sviluppo quando avete finito lo sviluppo e soprattutto il nero ha ancora Re al centro attaccare, attaccare puntare su F7, dare anche un pezzo su F7 con le colonne aperte, diagonali aperte ok? E non state solo lì a vabbè, vabbè, cincischi non cincischiate questo gambetto, ok? imparate a non cincischiare poi. Chiaro, le mazzate le prenderete, le prime 10, 20, 30 partite le perdete una dietro l'altra, un però ci fate la mano. Per quello che vi dico sempre, giocate amichevole perché se siete a 1100 e mi perdete 200 punti perché volete sperimentare l'apertura, chiaramente non avete ancora la pratica, eh, eh ma sono sceso 800. No, giocate amichevole quando sarete pronti, no, dopo un anno di allenamento, di esercizi di tattica di video, di tale, di scacchi vi fate poi un repertorio volete fare un repertorio di gambetto, fate un repertorio di gambetto, volete fare un repertorio posizionale, fate un repertorio posizionale volete una partita d'attacco senza gambetto, fate la partita d'attacco senza gambetto senza troppo giocare a memoria imparare i concetti eh, perdere tante partite all'inizio, ok? Quando sarete pronti giocherete a punti e poi avrete dopo un anno o due Capito più o meno qual è il vostro livello di gioco, ok? Ci vuole tempo, passione, fatica, sudore. Non è che io vi insegno. Ah, c'è cioè il gambetto viennese. Magari può capitare che qualcuno di voi vinca in poche mosse col gambetto viennese e mi venga a dire: Ah, oh, ho vinto col gambetto viennese dopo poche mosse. Non c'entra niente, non è perché devi vincere in poche mosse, ok? Fa piacere vincere in poche mosse, ma non è che poi per quello dici, Ah, ma allora adesso sono capace a giocare d'attacco. No. Non è quello, io non vi sto insegnando qualcosa per vincere in poche mosse, io vi sto facendo vedere questi gambetti per in, in farvi apprendere, cosa che tra l'altro manca anche a me, questa capacità di sviluppo e di lasciare il materiale per strada, arroccare in fretta, sicurezza del re, sviluppo, attacco, dinamico, tan tan tan, tan, tan re al centro, attaccare. E bom, poi i risultati sar saranno quelli che saranno. ok? L'apertura non è apertura invincibile, non è niente di che, non, faccio, non, non vi voglio vendere pentole. Non vi dico, giocate il gambetto viennese e arriverete da 1000 a 1200, a 1500 perché batterete tutti quelli che non conoscono il gambetto. Non è vero, non è così che bisogna imparare a giocare a scacchi. Che l'avversario lo conosca o non lo conosca, siete voi che dovete mettere dei mattoncini nella vostra memoria ok quando vedrete che perderete per colpa di un tatticismo cercate di memorizzarlo fate esercizi su quel tatticismo non vedete gli scopertoidi non vedete i forconi non vedete le inchiodature non vedete i pezzi fate tattica ok bene eh, altro no, non posso aggiungere Comunque c'è il barba che vi saluta, un'arma tattica, un'arma tattico, mi raccomando, la tattica fondamentale, a scacchi, infatti Carlo è capace. Basta! E allora che te frega, io lo sai che sono un giocatore così, un po' di manovra, cerco sempre di, di, di andare in finale, insomma, cercare un po' di attaccare sì, ma sempre tenendo base il materiale, sai che sono un po' materialone, no? Invece così perché sei pigro non hai voglia di studiare la tattica! Ma Bas basta! Va bene, fate come dice il barbatattico! Mi raccomando, like di iscrizioni, dobbiamo arrivare a 5.000! Dai! Ultimamente un po' poche queste iscrizioni, ci siamo un po' fermati. Dobbiamo arrivare a 5000, dai, ci siamo quasi. Ciao, ciao. Bene. La ragione barba tattico comunque. Sì, ovvero, ultimamente, l'ultima settimana, le iscrizioni. C'è stato un periodo dove. Misteriosamente, sono schizzate alle stelle. Ma probabilmente l'algoritmo, ho capito come funziona. Ci sono dei mesi dove ti spingono, no? poi. Fai i tuoi iscritti, fai le tue cose, poi ti, ti rimettono di nuovo magari dietro. E io ho capito perché. Perché ci sono dei canali che chiaramente pagano per avere la precedenza. cioè pagano per dire all'algoritmo: oh, tu questo qui l'hai già spinto per una settimana, un mese, adesso rimettilo un po' in coda. Io pago, pago per. Eh, Pago la pubblicità e quindi sono sponsorizzato e voglio che l'algoritmo mi porti avanti e quindi io questo lavoro qui non lo faccio obiettivamente. Chi vuol venire viene, ok? Magari ci metteremo di più degli altri canali a crescere, arriveremo magari a un punto dove sui 5.000 rimarremo lì stabili, magari per un anno o due, non lo so, per me è già un miracolo! essere arrivati a 5.000 iscritti. Io quando ho aperto il canale sarei stato contento di arrivare a 1000-2000 tanto per come sono messo io non ho grandi conoscenze tecnologiche un po come sono ma che posso pretendere di diventare un tops no? Ah, essere arrivati quasi a 5000 per me è un miracolo ok però chiaro fa sempre piacere se riusciamo a superare certe soglie ma devo anche essere realista e aspettarmi una, come dire, un livellamento okay? ma non importa stiamo, stiamo andando andiamo bene così okay? superare i 5000 sarebbe proprio così anche qualcosa da, da segnalare come un ottimo, un ottimo risultato okay? e poi da lì tutto quello che viene è tutto di, di guadagnato, io okay? non ho preteso di arrivare a 200, se arriveranno un giorno eh, benvengano, ma io non sarò lì a... tanto non sono, io purtroppo soldi, non ne ho, vivo in condizioni insomma così, di sostentamento precario, vivo le case popolari che non è che posso pretendere, di no? dire investo 1000, 2000. Poi, magari un giorno averne 10.000. Io, questa cosa del del, dell'investimento, non ce l'ho mai avuta. Sono sempre stato un proletario. Io vado avanti col sudore. Quelli che vogliono venire, vengono qui. Chiaramente, il mio canale ha anche dei difetti. Io, poi a volte, perdo un po' di lucidità, faccio tutto a braccio. Magari, qualche volta il commento è più brillante, altre volte meno, altre volte sono più stanco, altre volte sono un pochino più confuso, magari faccio degli errori, confondo magari le partite, cose così, però questo canale quantomeno è, è vero, no? ha tutti i difetti degli esseri umani, le distrazioni, la stanchezza, okay? mi fa capire com'è la realtà, invece è un canale che chiaramente bello confezionato con l'editing toglie i pezzi che vanno tolti toglie le storture, sembra tutto fatto a pennello la verità però non è editabile ok bene con questo è tutto mi raccomando like e le iscrizioni se volete se volete anche fare l'abbonamento bralipo chiaramente avete la facoltà poi di portare una delle vostre partite a vale, vedere sul canale ci vediamo Adesso nei prossimi giorni, domani, dopodomani, continuiamo a vedere il, il torneo dei candidati su Twitch, ok? E farò ancora dei video brevi, sempre del torneo dei candidati. Venerdì appuntamento con il personaggio misterioso perché ci sarà la pausa ai, ai candidati. Bene, che dire signori, con questo è tutto, ciao, arrivederci. Fiusura com Brady